esortano i vigili del fuoco in Sicilia a mantenere accesi i riflettori sulle condizioni del corpo e dei suoi lavoratori e l'USB che oggi ha indetto uno sciopero regionale dalle 9 alle 13. A Catania un sit-in ha avuto luogo di fronte alla sede del comando provinciale. Le questioni riguardano tra l'altro la riclassificazione delle sedi, il personale ridotto all'osso ed i mezzi spesso non idonei alle necessità di chi lavora in condizioni di pericolo. È una giornata di sciopero regionale in tutto il territorio siciliano. Ci auspichiamo che i colleghi capiscano che se non si collabora, che se non si è in tanti, purtroppo la politica e l'amministrazione stessa si gira dall'altra parte e continueranno sempre a darci pacche sulle spalle e pochi riconoscimenti. Ricordando che i vigili del fuoco non hanno una tutela sanitaria completa, il mancato riconoscimento delle malattie professionali, i vigili del fuoco si ammalano quotidianamente, si fanno male quotidianamente, perché gli interventi sono cambiati, la tipologia diventa sempre più complicata e complessa. E abbiamo mezzi che non sono efficaci ed efficienti per il nostro territorio. Lei adesso è effettivo, ma ha fatto tutta la trafila per diventarlo. Ci sono diverse questioni in ballo, anche apparentemente banali come gli arretrati che non vi vengono corrisposti, ma pure i buoni pasto. Sì, su questa questione Carmelo Barbagallo sempre si è battuto insieme per la questione, ormai è quasi al ridicolo, perché siamo in arretrato, specialmente non so 6-7 mesi, una cosa così come gli arretrati per quanto riguarda straordinari che vengono fatti anche per sopperire alla carenza di organico, in quanto siamo sempre con la borsa in mano a coprire appunto i distaccamenti che, per evitare che vengano chiusi, appunto con la borsa dalla centrale si parte e si va attivino a tamponare la questione. Purtroppo chi di dovere sa come funziona, ma è sordo e non vuole sentire, perché ogni anno succedono sempre le stesse cose. In inverno piove, alluvioni, microalluvioni e siamo lì. In estate, ovviamente, con gli incendi, basta un po' di scirocco e abbiamo visto quello che succede. Ed è ogni anno la stessa storia, ogni anno le stesse cose, gli stessi posti, gli stessi luoghi e le stesse persone che lavorano lì, perché siamo poi sempre quelli. Guardandoci in giro siamo sempre le stesse facce che siamo sul luogo della catastrofe, chiamiamolo. Lei si ritiene fortunato ad essere effettivo? Ci sono tanti che ancora discontinui che attendono questo passaggio. Sì, una fortuna, è stata una cosa voluta e rincorsa da sempre. Molti amici, soprattutto amici e colleghi poi che diventeranno, stanno ancora inseguendo questo sogno. Pian piano molti stanno riuscendo ad arrivare a questo ambito lavoro. Speriamo che arrivino anche presto qui in modo da darci una mano e anche loro realizzarsi, stando più vicino anche alle famiglie sul proprio territorio, piuttosto che stare in giro e avere anche un dispendio economico, perché ovviamente con lo stipendio che quello che è ci dobbiamo anche sostentare fuori, quindi meglio che vengano qui e ci diano una mano, sperando che vengano presto. A Catania c'è anche la questione nucleo sommozzatori. Sì, sono i nuclei praticamente di vitale importanza, perché fanno un lavoro veramente meraviglioso, però vengono sempre messi sotto scacco con numeri minimi e a volte vengono presi da altre regioni, come se noi in Sicilia con tutto il mare che abbiamo non abbiamo bisogno dei sommozzatori. Purtroppo, come detto prima, chi di dovere a volte fa finta di non sapere.